La Spagna è un paradiso fiscale, o meglio, può essere inserita all'interno di schemi di pianificazione più o meno complessi per ottenere dei vantaggi importanti? Te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglialatela e da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale internazionale con l'obiettivo di massimizzare le libertà personali, fiscale e finanziaria dei miei clienti. Oggi, in questa splendida cornice spagnola, siamo a Madrid, la capitale della Spagna, chiaramente non potevamo non parlare del sistema tributario spagnolo, di quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un paese così vicino al nostro e per certi versi però così lontano, che cresce ad una misura, diciamo, anche più rapida di quella italiana. Andiamo allora a capire qual è, com'è impostato il sistema tributario locale per prenderne spunti e capire se può fare al caso nostro. E partiamo chiaramente dall'inizio, cioè dal principio di residenza fiscale, o meglio, quando una persona fisica, un imprenditore, è considerato fiscalmente residente in Spagna. Fondamentalmente ci sono tre criteri, quello classico che ormai conoscete se mi seguete, dei 183 giorni nel periodo d'imposta, per cui se io mi sposto a vivere in Spagna e rimango fisicamente qui per oltre 183 giorni in un periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31-12, sono considerato automaticamente fiscalmente residente in Spagna e qui devo pagare le tasse. L'alternativa è andare a vedere dove si trova il centro degli interessi vitali del contribuente, per cui se anche non mi trovassi fisicamente presente in Spagna per 183 giorni, ma lo facessero invece i miei interessi, allora sarei di nuovo considerato fiscalmente residente in Spagna, a prescindere da dove sia ubicato nel mondo. Inoltre bisogna qui fare molta attenzione alla presenza del coniuge e dei figli, anche in altri ordinamenti come quello italiano, ma quello spagnolo è particolarmente attento, per cui se vado via ma mantengo mia moglie o mio marito e i miei figli all'interno del territorio spagnolo, posso dimenticarmi di perdere la residenza fiscale. Andiamo a vedere allora però quali sono le imposte che si applicano e partiamo da noi, cioè dalle persone fisiche, dalla cosiddetta Personal Income Tax, che qui si chiama IRPF, che è una sorta di IRPEF in realtà italiano a tutti gli effetti, cioè si applica per scaglioni progressivi di reddito che vanno da un'aliquota del 19%, più bassa della nostra, dell'aliquota italiana più bassa, fino ad arrivare al 47%. Di nuovo si applica anche un'imposta sui capital gain, sempre in misura scalare, quindi tutti i miei capital gain, ti direi anche i miei passive income, come per esempio i dividendi, sono soggetti ad aliquote crescenti per scaglioni progressivi, quindi più guadagno, più pago, che partono dal 19% e questa volta invece si fermano al 28%, quindi potrei, a seconda dell'ammontare di passive income, pagare più o meno di quello che invece pago in Italia, dove c'è una flat del 26% a livello generico sui redditi di natura finanziaria. Esiste poi un'imposta anche per i non residenti, ossia se io non sono residente in Spagna, ma ho qui una fonte di reddito di qualsiasi tipo, un'impresa, un investimento finanziario, un investimento immobiliare, sono soggetto ad una tassazione flat del 19%, che sale al 24% nella misura in cui io non residente non mi trovo in nessun paese dell'Unione Europea, dello spazio economico europeo, ma quindi per esempio mi trovo a Dubai, a Panama, eccetera eccetera. Questo effetto, questa tassazione, può essere mitigato dall'applicazione di un trattato contro le doppie imposizioni, cosiddetto Double Tax Treaty, quindi in realtà è risolvibile o quantomeno diminuibile questa imposta, anche perché la Spagna obiettivamente è un paese che ha un numero impressionante di trattati contro le doppie imposizioni. Passando invece alla corporate income tax, cioè alla tassa sulle società, ci stupiremo di trovare alcuni vantaggi che in Italia per esempio mancano. Esiste anche qui una flat del 25% sulla differenza chiaramente tra ricavi e costi, quindi anche il reddito d'impresa come lo calcolano loro lo calcoliamo anche noi. In realtà le similitudini con l'Italia, ma vi direi con i sistemi tributari di mezza Europa, sono abbastanza simili. Anche qui abbiamo una participation, una PEX, una participation exemption, anche qui abbiamo una deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% dell'EBITDA, anche qui abbiamo la neutralità di imposta nella ristrutturazione delle imprese. Tornando invece quindi alle operazioni cosiddette straordinarie, acquisizioni, fusioni, conferimenti, in Italia sono soggette ad una neutralità fiscale ed anche in Spagna.
Tornando invece all'applicazione dell'aliquota, l'aliquota generica qui è del 25%, quindi l'equivalente della nostra IRES, qui si chiama IS. Quello che però non tutti dicono, che spesso sfugge, è che questo 25 scende a 23 nella misura in cui il tuo gross revenue, il tuo fatturato non superi un milione di euro. Chiaramente è una piccola agevolazione. Più importante invece la flat 15% nei primi due periodi di esercizio inutile, quindi non nei primi due esercizi di imposta, ma quando l'azienda fattura, quindi magari poniamo un'impresa che si pone come startup, i primi due anni va in perdita, il terzo anno va inutile, il terzo e il quarto anno va inutile, il terzo e il quarto anno applicherà soltanto il 15%. Quindi in qualche modo questo pone la possibilità di avviare una startup in Spagna ad una tassazione che è esattamente uguale alla metà di quella italiana, dove, non ci dimentichiamo, esiste l'IRES ma esiste anche l'IRAP, che sommati insieme arrivano intorno appunto 29, circa 30%. Questa è una grande agevolazione. Passando invece alle imposte patrimoniali, la Spagna anche qui ci va giù abbastanza pesante. Infatti esiste un'imposta sul patrimonio. Ricordiamo che ci sono 17 territori qui in Spagna, 17 regioni, ognuno applica l'aliquota patrimoniale che ritiene opportuno. La provincia di Madrid in realtà non la applica, le aliquote vanno dallo 0,5 al 2,5%. Esiste una tassa anche sui grandi patrimoni, sulle grandi fortune, quindi qui si tassano i ricchi con la mano sinistra, perché con la mano destra in realtà ci sono tante agevolazioni. Esiste anche un'imposta sulle successioni e sulle donazioni. Quello appunto che molti non sanno, ma è ovvio che chiaramente ci si affida a pianificatori fiscali esperti, in questo caso soprattutto per la gestione del patrimonio, esistono alcune regole come la 60% wealth tax o come lo Spanish compliant account, che permettono di intervenire in maniera massiccia nella riorganizzazione della tassazione, quindi nella riorganizzazione fiscale del patrimonio, e non soprattutto qui a Madrid. Contenete in considerazione, insomma, che tutti i giocatori del Real Madrid vengono a giocare qui non solo per motivi evidentemente di prestigio, ma anche per motivi fiscali. Chiudono il sistema tributario spagnolo l'applicazione di una exit tax. Che cos'è una exit tax? È una tassa che mi dice che se negli ultimi 15 anni di imposta sono rimasto perlomeno 10, ho vissuto perlomeno 10 anni da fiscalmente residente in Spagna, al momento della mia uscita i plusvalori latenti di tutto il mio wealth, di tutto il mio patrimonio, potrebbero essere soggetti ad un'imposta. Su questa imposta c'è un grosso parlare in realtà, perché sembrerebbe andare in contrasto con le libertà fondamentali dell'Unione Europea, ma qui c'è un problema, diciamo, di sistema, perché nella Francia ne ha una, in Italia se ne parla, in Italia abbiamo sulle persone giuridiche, non sulle persone fisiche, ma comunque la dobbiamo prendere in considerazione. Esiste inoltre una norma antiabuso, antiparadisi fiscali, per cui se un cittadino di nazionalità spagnola, dopo aver pagato le tasse in Spagna, decide di trasferirsi in un paradiso fiscale come Monte Carlo per esempio, è considerato automaticamente residente in Spagna per i 5 anni successivi. Questa norma si applica però soltanto agli spagnoli di nazionalità, quindi che hanno il passaporto spagnolo, per cui c'è spazio eventualmente per una pianificazione di un italiano che evita di prendere la cittadinanza spagnola. Esistono anche qui delle norme generali antiabuso, le cosiddette GAR o SAR. Quindi alla luce di tutto questo excursus, sembrerebbe che non ci sia spazio ad una pianificazione. In realtà, come ci renderemo conto nei prossimi video, esistono degli istituti particolari, come quello della legge Beckham o come quello delle cosiddette ETB, le holding spagnole, oltre agli strumenti che ho citato prima di pianificazione e progressione patrimoniale, che fanno della Spagna, nonostante sia uno degli ultimi fortini socialisti, un paese molto interessante da prendere in considerazione per le pianificazioni fiscali. Quindi di per sé non è un paradiso fiscale, ma può diventarlo. Se vuoi sapere come, se sei interessato a un trasferimento in Spagna o una ristrutturazione del tuo attuale business passando per il territorio spagnolo, allora ti invito a cliccare il link in descrizione e prenotare una call con me o con un membro esperto del mio team. Noi ci rivediamo nel prossimo video.